domanda dov'è? Non lo so che domanda posso fare, non c'è tipo una scaletta di domande da fare. No, vabbè, ma questo sta a te, capito? Pensa a quello che devi sapere da un grande regista. Vai, brava, la prova ha superato, tocca a te. Siamo qua in collegamento con la trasmissione Chuck si gita. Non è una trasmissione, è un laboratorio. Siamo qua in collegamento con Gianni Pietrizzo per il laboratorio Chuck si gita. Bravissimo. E la domanda? Quanto tempo esiste questo laboratorio? Bravo, bella domanda. Sono 8 anni, ragazzi, questo è l'ottavo anno che realizziamo questo festival dove partecipano gli istituti da tutta Italia. E quello vostro di Vercelli, giusto? È sicuramente il 60° istituto che ospitiamo. In Chuck si gita. Le ragazze che discutevano sulla lezione di classe. Ed è stata un'esperienza nuova? Sì, era la prima volta. Vi siete trovate bene? Sì, ci siamo riviste in ciò che recitavamo. Che ruolo avete interpretato in Chuck si gita? L'alunna studiosa che veniva discriminata. E una alunna che discute con le compagne sull'argomento in classe. E in questa gita qui a Venosa come vi state trovando? Bene, fino ad ora. Bene. L'esperienza di Chuck si gita era nuova oppure? Sì, era nuova, mai capitato. Nuova anche per me. È stato bello perché per una buona causa, cioè non mostrarsi diversi, ma. Cosa ne pensi della gita? E sta andando benissimo, un'esperienza veramente fantastica, un gruppo eccezionale di ragazzi che hanno voglia di confrontarsi su temi di cittadinanza e legalità. Un progetto con Cilento Channel e Promomed e ci hanno offerto l'opportunità di fare un viaggio nella nostra splendida Italia, scoprire luoghi nuovi, ma soprattutto impegnarci per cercare di costruire e cambiare il mondo. Mi sono trovata molto bene in questa splendida cittadina, ricca di tesori e di piccole chiese custodite veramente come dei piccoli gioielli. I ragazzi sono splendidi, si sono comportati benissimo, hanno recitato come se fossero da sempre degli attori in scena e anche trovo che siano stati molto educati, abbiano compreso in pieno lo spirito di questo cortometraggio su un tema così importante come il loro futuro, in fondo, di cittadini, di uomini e di donne del futuro. Sì, sono contento di avere l'Istituto La Grange di Vercelli qui con noi anche quest'anno a Chuck si gita 2019. Siete dei ragazzi veramente molto bravi, splendidi, perché fare gli attori anche per un giorno, per la prima volta, non è facile. Vi voglio ricordare che quest'anno c'è una novità. All'interno del progetto Chuck si gita c'è un concorso fotografico, si chiama La tua gita in un click. Questo riguarda voi studenti, cioè ogni singolo studente può inviare una foto all'indirizzo ovviamente che vi comunicherà la professoressa e partecipare a questo concorso fotografico. Le prime 3 foto saranno premiate nell'ambito del festival a settembre 2019. Mi raccomando, inviate le foto, una foto ovviamente che rappresenti nel modo migliore la gita che avete effettuato, perché i premi sono molto interessanti.